Nella sartoria Litrico sono passati da Kennedy a Barnard, da Andreotti a Quasimodo. Ora Luca, che rappresenta la terza generazione, continua il lavoro del nonno Angelo, esportando l'eleganza prodotta in atelier nel mondo e soprattutto in Russia e nei paesi emergenti. Il servizio di Rossella Alimenti. Era dai tempi di Angelo Litrico, zio di Luca, che il mercato russo non era così importante per la sartoria che produce l'eccellenza del Made in Italy per quanto riguarda la moda maschile. Mi hanno cercato loro. Sono venuti anni fa, hanno detto che cercavano un sarto italiano bravo perché lavoravano con un altro di Milano che non gli piaceva e mi hanno chiesto di andare a trovarli in albergo al Colosseo. Gli ho detto: avete fatto tutti questi chilometri, venite, fatene altri 30 e venite fino qua. Sono stati una giornata qui, hanno bevuto il vino dei Castelli, hanno mangiato bene, la sera si volevano comprare tutti i vestiti, il camino, la casa, l'atelier e tutto quanto. Angelo Litrico arrivò a Roma da Catania all'inizio degli anni 50 con un'idea ben precisa: vestire gli uomini più importanti. E a guardare la galleria di foto conservate nell'atelier di Luca Zagarolo ci riuscì perfettamente. Erano gli anni del boom economico, gli albori del Made in Italy. I sarti che poi fecero grande il settore della moda cominciarono a comprendere che la moda stessa sarebbe diventata un importante volano per l'economia nazionale. Negli archivi Litrico, che hanno cominciato a digitalizzare, sono conservati i bozzetti di quelli che poi diventarono i grandi couturieri italiani: Valentino, Balestra, Schubert e tanti altri. Elencare i personaggi importanti che la sartoria Litrico ha vestito sarebbe impossibile. Rimangono nell'immaginario collettivo il filmato di Nikita Khrushchev in occasione di una sessione dell'ONU a New York il 12 ottobre del 1960. Per protestare batté sul tavolo una scarpa. Bene, quella scarpa era di un completo Angelo Litrico. Sempre Khrushchev, mio zio gli disse: voi russi vestite veramente male. E lui gli rispose: noi siamo come una casa che è stata chiusa per 2000 anni. Quando apriremo la porta entreremo in tutto il mondo. Oppure questo smoking appena ritornato da una mostra al Victoria and Albert Museum di Londra, appartenuto a John Fitzgerald Kennedy, che è stato assicurato per una cifra considerevole. Per Luca, terza generazione di sarti, è stato naturale scegliere questa strada. Ho fatto la gavetta, io uscivo da scuola, entravo in sartoria, andavo a fare i compiti e poi facendo i compiti, mentre facevo i compiti magari entrava Andreotti, entrava Quasimodo, facevamo le prove. Io non lo sapevo, però ho iniziato anche votando i posaceneri, perché all'epoca si fumava pure tanto, portando i vestiti all'Excelsior per fare le sfilate, insomma, ne ho fatte, e anche buttando la spazzatura. Luca inoltre è custode di tante storie sullo zio Angelo che in molti non conoscono, come l'amicizia con il cardiochirurgo Christian Barnard. Negli anni 70 Angelo finanziò interventi sanitari per persone in difficoltà economiche e questa generosità non fu mai oggetto di vanto. Nella residenza di Zagarolo, dove Luca ha il suo atelier, sono conservate le testimonianze di affetto e stima per Angelo da parte dei suoi clienti. Dalla lettera dei cosmonauti russi al pugile attore Tiberio Mitri, a Claudio Villa e Aldo Fabrizi, insomma, tutto quel mondo di politica, cultura, spettacolo, per i quali era impossibile rinunciare alle creazioni della sartoria Litrico. E per la figlia Lavinia, che respira da sempre l'aria della sartoria, proprio come il padre Luca, non sarà facile scegliere la sua strada, visto che anche mamma Stefania è nel campo dell'arte. Noi non la stiamo, non la spingiamo, non la forziamo. Lei però ha già detto che vuole fare la stilista, vediamo un attimino. Insomma, si mette a disegnare, l'altro anno ha disegnato le divise per alcuni bambini della sua classe.